Ciao a tutti e bentornati su MTV. A grandissima richiesta, nel video di oggi vi mostro un piccolo tour della mia stanza, che è più o meno la mia tana, il posto dove passo la maggior parte delle mie giornate. Il che forse è un po' triste, ma no, perché la mia stanza è la mia piccola tana e ci sto davvero bene. È un posto a cui tengo molto, quindi l'ho, diciamo, molto personalizzata. Questa stanza dice molto di chi sono io e quindi ci tengo molto e amo trascorrere tempo qui. E quindi cominciamo! Questo è il mio letto, nonché divano, perché ci sono 5.000 cuscini e qui passo la parte della mia giornata che non passo seduta alla mia scrivania. Un tempo dormivo qui sopra perché questo qui è un letto a soppalco, solo che con l'età sono diventata troppo pigra, quindi non riesco più nemmeno a trovare la forza di salire le scale la sera prima di andare a dormire. Questo è terribile. Non è che sono pigra, è che se posso semplificare le cose preferisco farlo. Tutto qua. E qui di fianco c'è questo contenitore. E qui di fianco c'è questo contenitore con dei cassetti che contiene i miei trucchi. E qui c'è un vassoio con delle candele, una foto di me e mio papà e questo è quanto. Qui c'è una finestra. E sul muro dietro al mio letto c'è questa gigantesca bacheca piena di biglietti del cinema, di concerti, attestati, foto, tantissimi ricordi, insomma di tutto e di più. Qui ci sono dei gioielli appesi e degli occhiali da sole e tutto intorno al letto che lo circondano ci sono queste lucine di Natale, anche se non è Natale, sono qui tutto l'anno, perché lo so, non lo so, le adoro quando c'è tutto buio e ci sono solo queste accese, non lo so, danno un'aria di magia e di calore. Ovviamente nel video non rende, ma vi assicuro che dal vivo dà un sacco di aria di accoglienza e calore alla stanza. E qui a sinistra c'è una lavagna, così posso scrivermi le cose quando mi vengono in mente prima di andare a dormire o in qualsiasi momento me le scrivo qui, perché sennò me le dimentico perché ho una memoria pessima. E qui è dove dormo io. Ovviamente c'è una copertina calda e morbidosa, perché amo le cose calde e morbidose in generale. E ci sono Perry l'ornitorinco, e la cosa migliore di Perry l'ornitorinco è che, sì, lo so, un bellissimo principe ranocchio. No, ancora niente, peccato. E Stitch. Ohana sono tutta famiglia, famiglia sono tutta che non sono ben abbandonato o dimenticato. Qui dietro c'è la pila di libri che devo leggere, perché in caso non lo sapeste amo molto leggere, solo che in questo momento si sono accatastate un sacco di cose che devo o voglio leggere per un motivo o per l'altro, tra scuola, cose che voglio leggere io, cose che mi hanno consigliato, così insomma mi aspettano parecchie ore di lettura. E qui c'è una luce, qui c'è la mia bellissima sveglia puntata per le 6, che meraviglia, cara, fantastico. E qui c'è una foto di me con le mie migliori amiche e di me con il mio ragazzo. E lì dietro, non so se si vede, ma c'è il mio skate. E lì c'è la porta per uscire dalla stanza. Anche se non so se si capisca molto la prospettiva con questa inquadratura. Questo si trova davanti al mio letto, qui c'è il mio letto e qui c'è questo. Perché questo è il mio computer fisso che fa più o meno da TV più che altro. Infatti seduta sul mio letto barra divano, qui di solito guardo film, serie TV, chi più ne ha più ne metta. Qui c'è un vecchio contenitore di cassette che uso come portacellulare. Inevitabile tazza di Starbucks e Yankee Candles, che sono delle candele profumate, se non le conoscete andatele ad annusare in qualche negozio perché sono buonissime. Ne ho una natalizia e una al caramello e quando sono accese tutta la stanza si riempie di un profumo fantastico. E da questa parte c'è semplicemente una teiera e una tazza. Qui sotto invece ci sono un po' di scatole con gioielli vari e di qua con CD e DVD. E questa è la zona di fianco al mio letto, questa qui è la scala che porta su in teoria nel mio ex letto, che adesso ho riempito di un sacco di foto di me e dei miei amici che mi piacciono tantissimo, perché quando mi sveglio le vedo e penso quanto sono fortunata e sì, mi fanno cominciare bene la giornata. Qui c'è una lavagna che in teoria un tempo usavo per scrivere cose che dovevo ricordarmi eccetera, ma poi il mio ragazzo ci ha scritto una dedica e non avevo più il cuore di cancellarlo, quindi ormai questa vive qui. Qui dietro c'è la porta d'ingresso della mia stanza e c'è sopra un calendario, perché sono una persona che piace molto essere organizzata. Qui a sinistra c'è un piccolo scaffale, sopra ci sono cose per la colazione, ci sono dei cereali e delle capsule per la mia macchinetta del caffè. E poi c'è una foto di me da piccola che rappresenta il fatto che sì, ho sempre amato leggere. Forse in questo caso stavo più mordendo i libri, però
più o meno ci stavo arrivando. Qui sopra non so se si vede, ma c'è un bellissimo orologio a forma di mucca. E su questo scaffale ci sono vari ripiani dove ci sono le mie scarpe. E sotto c'è uno sgabello da tirare fuori in caso di occorrenza. E qui sotto ci sono un sacco di riviste che mia mamma mi passa dopo che ha letto, che però io non trovo mai il tempo di leggere. Quindi sì, un giorno mi metterò lì e le leggerò tutte probabilmente. Non ditelo a nessuno, ma purtroppo nella parte che un tempo era il mio letto ci nascondo tutto ciò che creerebbe disordine. Sì. Facciamo finta di niente. E qui di fianco al mio letto, che è di qua, c'è un altro scaffale che contiene semplicemente libri, libri e ancora libri. E poi DVD e cibo. Perché non si sa mai che io debba restare chiusa in questa stanza, in questo modo potrei sopravvivere per anni e anni. No, non ho scuse buone, solo che sono una golosona. E qui sopra c'è un'altra bacheca con biglietti, foto, cose varie e due bellissime, bellissime tazze di Monsters & Co. E qui c'è il mio armadio, che è un pochino disordinato, però in teoria c'è. E qui ci sono magliette a maniche corte, qua magliette a maniche lunghe, camicie e cardigan. E qui ci sono tutti i miei pantaloni e gonne. Le altre due ante invece sono dedicate a maglioni, biancheria intima, borse, cappelli, cose del genere. E canottiere e gioielli. E qui di fianco al mio armadio invece c'è uno scaffale. E qui ci sono altre riviste di mia mamma che devo ancora leggere. Qui invece c'è una specie di ripiano bar più o meno, dove c'è la mia macchinetta per il caffè, perché io sono caffeinomane, tè, zucchero e cose varie. Qui sotto ci sono le mie borse, un paio di profumi e gioielli, e qui sopra c'è la mia stellina e ha il compito di ricordarmi di non arrendermi mai e continuare sempre a sognare in grande. Non ditelo a nessuno, ma qui nascondo tutte le cose che altrimenti creerebbero disordine in camera mia. Fate finta di non avere visto niente. E qui c'è uno specchio. Qui c'è una tastiera, perché quando ero piccolina sapevo suonare il pianoforte, mi dispiace avere perso questa abilità e spero prima o poi di poter imparare di nuovo. Mentre qui c'è un altro specchio che si può spostare e che di solito uso seduta sulla sedia della scrivania per prepararmi la mattina. E infine lì c'è il mio bagno, però è troppo incasinato per farvelo vedere, quindi lasciamolo qua. E ovviamente non poteva mancare la scrivania, questo è il posto dove trascorro molto tempo perché qui c'è il mio computer, quindi qui guardo i video su YouTube, qui monto i video su YouTube che filmo, qui faccio i compiti, qui mangio quando devo fare colazione, tiro fuori, c'è una parte del tavolo che si può allungare e quindi qui faccio la colazione la mattina. Quindi sì, è un posto dove faccio più o meno tutte le cose che richiedono che io stia seduta. L'ho comprata da Ikea, come più o meno tutto nella mia stanza. E c'è niente. Oreo. Oreo a volontà, in caso non si fosse capito, mi piacciono gli Oreo. Piantine finte, perché quelle vere che ho muoiono. Oppure cactus, perché anche quelli per fortuna non richiedono molta cura, se no morirebbero anche quelli. E niente, una lampada, post-it con cose che devo ricordarmi, cancelleria varia, cavi, auricolari, caricabatterie, cose del genere, e tazza di Starbucks, perché sì, amo Starbucks alla follia, e un Minion, perché sì, amo anche i Minion. E infine questo mousepad che mi ha regalato la mia migliore amica, che in questo momento è negli Stati Uniti. Me l'ha regalato per il mio compleanno e ci tengo davvero davvero tantissimo, quindi lo tengo sempre vicino a me. E qui sopra, che domina la stanza, c'è un enorme quadro di New York, perché io sono innamorata di New York da quando ci sono stata nel 2010. Ho assolutamente una fissazione per quella città, spero di poterci tornare presto. E visto che non posso averne una vera, nella mia stanza non poteva mancare una specie di finestra finta su New York. Appeso sul soffitto c'è un mazzo di fiori che mi ha regalato il mio ragazzo a San Valentino dell'anno scorso. Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne avete pensato e iscrivetevi al canale. Spero che avrete una splendida, magnifica e meravigliosa giornata e ciao al prossimo video!